ragazzo italiano di 30 anni, Luca Tacchetto, è scomparso nel Burkina Faso, nell'Africa occidentale, mentre era in viaggio con una sua amica canadese Edith Blais, 34 anni. Dal 15 dicembre non si hanno loro notizie. Le ultime li davano in viaggio verso la capitale Ouagadougou. Sembra che fossero attesi a cena da una coppia francese che abita nella capitale e con la quale avevano un appuntamento. Tacchetto è originario di Vigonza, in provincia di Padova, ed è il figlio dell'ex sindaco della città, Nunzio Tacchetto. Era in viaggio di piacere in Burkina Faso, ma la destinazione era il Toro, dove avrebbe cominciato a lavorare a breve. Sono 20 giorni più che non lo sentiamo, ha raccontato il padre a Padova Oggi. Il giovane aveva promesso a un amico conosciuto l'anno scorso in California di aiutarlo nella realizzazione di un villaggio per persone in difficoltà. Per questo aveva scelto di partire in Marocco, voleva fare un'esperienza di volontariato lì, come Silvia Romano, la 23enne rapita in Kenya lo scorso 21 novembre mentre partecipava a un progetto di volontariato. L'attuale sindaco di Vivenza, Innocenti Maranelli, ha raccontato che Luca era partito per l'Africa per fare un'esperienza di missione e volontariato, insieme a una ragazza, Edith Blais, che aveva conosciuto in Canada in Erasmus. Ho saputo della sua scomparsa qualche giorno fa ma avevo mantenuto il più stretto riservo perché così voleva la famiglia. Luca è laureato in architettura all'Università UF di Venezia. Secondo la ricostruzione del Corriere del Veneto, i due scomparsi erano partiti dall'Italia in auto, avevano attraversato Francia e Spagna ed erano scesi in Marocco, da qui si erano mossi verso il Burkina Faso attraversando la Mauritania e il Mali. Dopo Bobo Dallas dovevano dirigersi verso la capitale Ouagadougou e poi verso il Toro, il paese che si affaccia sul Golfo di Guinea. Le ultime foto di Luca ed Edith risalgono al 15 dicembre e sono state postate dalla giovane canadese sulla sua pagina Facebook. L'ambasciata d'Italia ad Abidjan segue con la massima attenzione il caso ed è già intervenuta presso le autorità locali perché fossero attivate le opportune ricerche. Il Ministero degli Esteri si mantiene in contatto con i familiari per fornire, in stretto raccordo con l'ambasciata, informazioni aggiornate e ogni altra possibile assistenza.